Allora, adesso noi invece andiamo avanti e abbiamo un'altra ospite, una bravissima arpista. Tu dici che c'entra l'arpa, l'arpa c'entra. Perché Micol, questa artista che vi voglio presentare, ha un modo diverso di rapportarsi con questo strumento che per alcuni è visto come uno strumento antico, uno strumento arcaico. Invece lei lo suona. Lo suona in maniera anche con il corpo. L'unica artista rock europea è riuscita a contaminare uno strumento antico come l'arpa con la musica rock, facendo pezzi dei Pink Floyd. Io l'ho vista anche sul palco del 1º maggio, ha fatto una bellissima versione del Pescatore. Adesso la chiamiamo e poi, se può, ci fa ascoltare qualcosa lei all'arpa rock. Ci sei? Casa Sì, Micol? Casa Micol? ciao. Ciao! Micol Arpa Rock? Casa tua? Eccola lì con la sua inseparabile arpa. Ma tu ci vai anche a dormire praticamente con l'arpa. Sì, la metto sotto le coperte. Quindi, ma scusa, il tuo compagno cosa dice? E il mio compagno deve dividere il letto con l'arpa, quindi ci mettiamo in mezzo. Senti, ma in Italia, in Europa, forse arpiste del tuo calibro che cantano canzoni, cioè cantano, che suona, tu canti anche tra l'altro, anche dei Coldplay, di Michael Jackson, forse c'è, chi è quell'arpista celtico? Wolfenweider, forse lui è l'unico nel mondo che fa questo tipo di musica. Andreas Wolfenweider. Sì, c'è stato Wolfenweider, però devo dire che quello che faccio io è proprio più rock, perché gli arrangiamenti che creo solitamente sono di brani che hanno fatto la storia del rock, quindi appunto come hai detto tu prima, dai Pink Floyd, dai Beatles, ai Nirvana, Ai a tutti i Genesis, Genesis, David Bowie. Senti, sì. ti va di farci ascoltare qualcosa? Se non sono Certo, troppo invadente. certo. Guarda, io vi farei ascoltare, per esempio, siccome ho aperto da poco i concerti della PFM, in PFM canta De Andrè, a questo punto vi farei ascoltare il Pescatore versione PFM. Bellissima, vai, 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 Miguel, vai. Tantissimi complimenti, Nicole, veramente brava. A parte che il web sta impazzendo per te, dicono tutti brava, bravissima, complimenti, mostro, mostro nel senso mostro di bravura. E sono contento che facendo una trasmissione, insomma, sul web ci possiamo permettere anche di, come dire, di fare quella musica, come dire, tra virgolette, di nicchia con uno strumento non sconosciuto, perché è uno strumento, ma conosciuto in maniera diversa. Sai che io ho un'accademia, no? E molti ragazzi cerco di avvicinarli all'arpa, però storcono un po' la bocca, storcono il naso. E io allora sai cosa faccio? Quando loro Sì. storcono la bocca e il naso, faccio vedere i tuoi video.
Grande, grazie, perché dico loro, grazie. guardate come si può suonare l'arpa. Non è solo l'intervallo, quello che avevamo noi delle pecore, eccetera, eccetera. L'arpa ha questo suono qua meraviglioso. Sì, assolutamente, assolutamente, perché è una specie di pianoforte, se vogliamo dirlo. Quindi, se uno si ingegna, può arrangiare come se fosse un pianoforte, diciamo. Ma tu canti anche, vero Emicol? Io canticchio, canticchio, però insomma adesso è un po' che non canto, però ti dirò che tra un po' uscirà un album che si intitolerà Play, dove per la prima volta farò ascoltare dei brani anche inediti e userò anche la voce, ecco, non, insomma la voce usata come strumento, non ci sarà un testo vero e proprio, però ogni tanto ci saranno delle Questi tuoi melodie. interventi, sì. Senti, ma l'hai vista quella ragazza X Factor che suonava l'arpa? Ti è L'ho piaciuta? vista. Sì, l'ho vista, è una bravissima cantante, secondo me, e è anche molto giovane, quindi insomma con l'arpa avrà tempo per impararla bene, ecco, si accompagnava in modo molto molto Molto, semplice, molto ma aveva semplice, voce certo. grandiosa. Certo. Senti una cosa, come ci possiamo lasciare con un pezzo? Ci puoi regalare un altro po' della tua arte? Certo, vi vorrei regalare Sky Full of Stars dei Coldplay. Wow! Ok. Guarda che meraviglia questo strumento. Bravissima questa sospensione finale, molto molto bella. Io ti ringrazio Grazie. tantissimo, amico, tu sei una grandissima artista e dietro uno strumento del genere c'è tanta fatica, tanto lavoro, io lo so cosa vuol dire suonare a questi livelli, vuol dire impegnarsi tanto, lavorare, ci vuole tanto sudore, tanta fatica. Qual è la cosa più difficile che sai fare all'arpa? La cosa più complicata? Allora, la cosa più complicata è Fifth dei Genesis, che tra l'altro è stato il mio primo arrangiamento rock Un progressive. pezzettino, un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino. Certo, allora cambio la tonalità. Devi cambiare l'accordatura, vedete, è una cosa anche complicata. Quante Esatto, corde ha esattamente. un'arpa? Quest'arpa qui? Allora, questa è un'arpa celtica elettroacustica e ha 36 corde, però variano, quindi Sì, variano. certo, ci sono arpe con insomma, molto, con più corde, meno corde, eccetera, eccetera. Senti, allora vai, vai, un pezzettino. Vado, Vai. Allora. Attenzione, maledetta. Allora, vado. Vai. Capito qual era? Thank you.
Brava, bravissima, bravissima. Io ti auguro tantissime cose belle, di riprendere, come ce lo auguriamo tutti, di riprendere il nostro lavoro, di ritornare nei teatri come fai tu, e di dare queste sensazioni meravigliose al pubblico che ti viene ad ascoltare, pagante e non, ok? Assolutamente, pensa che io ho dovuto interrompere il tour Immagino. che stavo facendo, appunto lo Street Music Tour di Mikolaj Baroc con la mia band. Tu sai che io ho una band formata da batteria e basso, ed era un tour, pensa che era finanziato dalla SIAE e dal MIBACT, e purtroppo abbiamo dovuto interromperlo soltanto dopo due date, ma lo riprenderemo, insomma, appena finirà tutta questa situazione brutta. Beh, guarda, vai sul sito dell'IMAIE perché pare che stiano dando dei compensi alle persone che hanno perso il lavoro nel nostro settore. Vai a vedere, ci sono forse buone notizie per noi, ok? Speriamo, Un speriamo. abbraccio, grazie Nicole. Grazie A Marcello, presto. grazie mille. Ciao. Grazie, Ciao. ciao.